Il mondo della casa del tempo libero di scena al centro fieristico di Villa Potenza per l'edizione numero 28 di Expositiva, inaugurata sabato, chiuderà i battenti il 25 aprile. Oltre 100 espositori mettono in mostra il meglio dell'artigianato locale e delle realtà associative nelle due grandi aree tematiche. Per la casa, grande spazio agli arredamenti per esterni, infissi, oggettistica, attrezzature da giardino e per il relax, mentre per il tempo libero, grande protagonista è lo sport. Stiamo crescendo in queste due aree tematiche, abbiamo un po' lasciato l'area lavoro per dedicare ampio spazio invece a queste due tematiche che coinvolgono interamente la famiglia, quindi la casa, tutto quello che è per la casa, dall'arredamento agli allestimenti, rivestimenti, arredo esterno, insomma tutto quello che può essere utile per la casa. E c'è anche una piccola, diciamo, isola dedicata all'enogastronomia, visto che quando si sta in casa si sta in cucina e si mangiano anche le cose buone, abbiamo anche una piccola area dedicata all'enogastronomia. Grazie alla collaborazione tra gli organizzatori della Berta Associati e la Pindaro Eventi è anche possibile ammirare in fiera le esibizioni di numerosi gruppi presenti in rappresentanza di varie discipline: arti marziali, difesa personale, tiro con l'arco, scherma medievale, rugby e pattinaggio. Vogliamo un po' evidenziare quegli sport fra virgolette minori, cioè un po', forse un po' meno conosciuti, però sono sport sempre molto belli da vedere e spettacolari. Parliamo dal pattinaggio artistico a rotelle insieme al gruppo sportivo di Camerano, al pattinaggio in linea invece con il gruppo sportivo di Pollenza, gli arcieri del gruppo storico di Montecassiano, piuttosto che la scherma medievale con il gruppo storico di Fermo, un gruppo storico di Fermo. E poi altre iniziative, dalla difesa personale, agility dog, quindi avremo anche, diciamo, non è un'attività sportiva ma ci piace, la domenica 22 il concorso dedicato ai cuccioli, il più simpatico. Abbiamo fatto un concorso naturalmente amatoriale, però c'è una giuria selezionata che giudicherà questi cuccioli, aperto sia a cani che gatti, quindi verranno premiati i più simpatici, i più giocherelloni, diciamo. E su questo palco che cosa vedremo? Quindi appuntamenti anche con la moda e cos'altro? Il 25, altra giornata festiva a partire dalle 9.30, sul palco avremo una serie, diciamo, di esibizioni dedicate al tempo libero, quindi dallo sport, esibizioni sportive, esibizioni di danza, esibizioni di canto, musica, insomma faremo un 3 ore di animazione dedicata a queste tre tematiche: canto, danza e sport. Expositiva, nata come Fiera Macerata Produce, è la più longeva insieme all'Araci nella storia del centro fieristico di Villa Potenza e rappresenta per il territorio un irrinunciabile appuntamento con il mondo produttivo locale. Taglio del nastro affidato alla vicepresidente della provincia di Macerata, Paola Mariani. Questi momenti sono comunque momenti anche di relax, di possibilità di visitare, di fare, diciamo, anche con la famiglia, di fare dei giri negli stand. Sono momenti molto piacevoli che il nostro pubblico e i nostri maceratesi solitamente gradiscono. Questo spazio si presta bene e soprattutto in queste giornate che speriamo di tempo buono può essere l'occasione appunto per guardare e verificare se si possono fare degli acquisti magari con dei prezzi buoni, e quindi io penso che Expositiva sia comunque un'occasione anche per il nostro territorio, per i nostri piccoli imprenditori, le ditte artigiane, anche degli artigiani bravi che fanno restauri, ho visto pure che propongono innovazioni in molti settori, può essere l'occasione di, diciamo, di dare una mano un po' alla nostra economia. Comune di Macerata, vicino ad Expositiva, ormai da tanti anni, una fiera che mette insieme tante piccole realtà del territorio e mette anche in luce lo spazio espositivo di Villa Potenza. Sì, questa è una fiera molto importante che vede il centro fiera di Villa Potenza al centro di una importante fiera dove sono impegnati molti operatori commerciali nel settore casa e tempo libero, e quindi è un evento molto importante per tutto, oltre il comune di Macerata, per la provincia e anche per la regione. Banca della provincia di Macerata, vicino agli appuntamenti del territorio, e sostiene Expositiva, perché? Tutti noi sosteniamo Expositiva perché Expositiva è il modo migliore per affrontare questo periodo di importante crisi che stiamo vivendo.
gli imprenditori che hanno voglia di rischiare devono cominciare dalle fiere, ognuno nella propria personale attività. Quindi noi siamo vicini a un'organizzazione seria, un'organizzazione che sa fare le cose, un'organizzazione che dà modo a tutti coloro che vogliono intraprendere, impegnarsi per superare la crisi, di avere una bella vetrina. Quest'anno mi pare una vetrina anche piena, è tutto pieno, gli spazi sono interamente occupati. Veramente complimenti e auguri per un'ottima manifestazione.